Buongiorno. Buongiorno. Giulia, giusto? La sera, no? Quando chiudi gli occhi, cosa sogni? Il mare. Tu come lo vedi il tuo futuro? Con una famiglia. Facciamo un figlio. Che cosa? Non stiamo più insieme, te lo vuoi mettere in testa? Io pure sono ragazzo. Ah. Non è vero. Perché hai messo il preservativo? Vabbè, lo butto, no? Andiamo a mare? Venite tutti angosciati, tutti depressi. Io non sono depressa. Ciao Rosa, siamo qui con Rosa Palasciare. Innanzitutto grazie per aver accettato l'invito su questi schermi. Ciao, grazie a te. Sono felicissima di rivederti e di riparlare di Giulia assieme. La prima volta è stato a Venezia dopo l'arrivo, quindi è stata una cosa un po', diciamo, un po' più in movimento. Sì, grazie. È arrivata con la Lancia, perché Giulia arriverà il 17 febbraio al cinema con Koch Media. Il film è diretto da Ciro De Caro, che lo ha scritto insieme appunto a te, Rosa Palasciano. Io voglio ricordare che Giulia è stata, appunto, come dicevi tu, tra i protagonisti della giornata degli autori nell'ambito della scorsa mostra del cinema ma di Venezia. Ecco, che ricordo hai di quell'esperienza lì? Beh sì, un ricordo molto molto bello. Adesso vederti mi fa un po' rivivere quei giorni. Sì, c'è stata un'accoglienza veramente calorosa e noi siamo partiti con pochissimi mezzi e tanta urgenza di fare questo film, quindi poi arrivare a Venezia è stato un sogno che si realizzava, quindi ero lì ma ancora non avevo capito molto. Ero un po' in una fase REM di sogno. Era sì, però è stato molto molto bello. Sono molto contenta. E poi era anche di proseguire con queste presentazioni e di farcela, visti i tempi di pandemia, perché comunque noi abbiamo fatto il film e poi ci siamo chiesti che cosa sarebbe successo, quindi sta andando molto bene per fortuna. Il film di cui tu appunto sei la protagonista e cosceneggiatrice, tu sei interpreti Giulia, una ragazza che mi piace perché vive in un mondo tutto suo, come se fosse apparentemente disconnessa dalla realtà e da questa favola cruda e senza filtri di cui è protagonista. Però anche chi è davanti la macchina da presa non è ingabbiato in degli schemi. Un film un po' particolare, Giulia, infatti è come se la camera seguisse Giulia e gli altri personaggi nella loro quotidianità. Quindi mi è piaciuta questo senso di realtà, no? Quindi ti ha spaventata in un certo senso non avere dei filtri davanti la camera? Ma no, in realtà il lavoro che noi abbiamo fatto è stato un classico lavoro di attori, quindi abbiamo fatto il lavoro sul personaggio, poi io ho curato anche la scrittura, quindi ci sono entrata in un modo molto più graduale, per fortuna. È stato, cioè, una cosa molto molto diversa per me e quindi la cosa che tu dici è bella da sentire, perché è bello che arrivi questo. Dall'interno c'era un semplice lavoro sul personaggio, quindi poi vivevi le emozioni io vivevo le emozioni di Giulia e non pensavo ad altro, ero dentro questa storia, dentro questo suo modo di essere, diciamo, inadeguata alle situazioni. E la camera poi non la senti nemmeno, sei dentro alla storia. Sì, è quasi come se fosse la macchina di Ciro, come se fosse lì di nascosto, no? In disparte, però allo stesso tempo nel vivo della storia, no? Oltre il documentario, non so bene come definire, cioè è stata un'operazione molto 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 particolare e interessante, che mi ha un po' sorpreso perché non siamo abituati a vedere prodotti del genere al cinema, perché c'è sempre questa sorta di filtro. Invece lì è come proprio toccare con mano Giulia, Valerio e tutti gli altri personaggi, quindi secondo me è stato ancora più crudo, no? Se vuoi, più reale, più vero. Quindi complimenti. Quando ho visto il film, credo che ho pensato, Giulia è un ritratto della generazione di trentenni, no? Secondo me è anche troppo impegnata a gestire la pressione degli altri quando ti sposi, quando
fai un figlio, quando trovi un posto fisso, perché sei singolo, ma perché vai al cinema da sola o perché viaggi da solo. E poi quando iniziamo una relazione sentimentale, per fare un esempio, Rosa, ci attacchiamo a quella persona come ancora di salvezza per egoismo. Però Giulia ci fa vedere che la risposta è davanti a noi, no? Giulia ci arriva piano piano, cioè Giulia riempie il suo vuoto ritrovando poi se stessa. Esatto, no, è molto è vera questa cosa, perché partendo dall'osservazione che tu hai fatto sui documentari, sembra un documentario perché comunque cerchiamo un realismo, però poi in realtà era un film di finzione, quindi questa cosa è interessante perché in questo modo penso che il pubblico possa entrare nella storia in una maniera molto veloce, immediata. E la ricerca, sì, della persona giusta, Giulia un po' ce l'ha all'inizio, deve trovare a tutti i costi un ragazzo e lo fa in una maniera molto, molto buffa, quasi comica, però giustamente non ce la fa perché lo fa con voracità, cerca a tutti i costi di entrare in questo schema di coppia, ma non ce la può fare. Fino a che si lascia andare e appunto trova se stessa una sua verità molto semplice partendo da sola. E in questa solitudine incontra Sergio, Ciavoni e quindi incontra degli amici che sono più simili a lei, un po' fuori di testa anche loro, e quindi in queste relazioni lei inizia a sentirsi a suo agio e accetta anche di stare da sola. È vero. C'è una scena in particolare che mi ha colpito. Giulia in un cassonetto trova un Pinocchio di legno abbandonato, perché mi piace pensare a Giulia come un personaggio di una favola, anche se una favola cruda, reale. Lo prende e lo porta con sé, però io credo che la protagonista, come Pinocchio, in un primo momento crede che abbia bisogno degli altri per andare avanti. Poi quando arriva a questa consapevolezza, quindi che non ha bisogno degli altri per andare avanti, regala Pinocchio ad un altro personaggio del film. Quindi come ci sei arrivata a questo? Certo, sì, lei prima raccoglie tutto e lo fa in una maniera ossessiva, ha bisogno di questi giochi e ha bisogno di qualcosa che venga da fuori, quindi persone, fidanzati, giocattoli, e poi finalmente quando inizia a crescere, a maturare, lascia il testimone a quel ragazzo che le piaceva tantissimo, ma che sarebbe stata l'ennesima delusione, perché tutti e due sono un po' sconclusionati, quindi è meglio separarsi. E ti lascio però questo Pinocchio che è qualcosa di me, rappresenta il mio passato. Mm-hmm. E, sì, questa è un'immagine molto, molto forte, grazie di averla notata, perché è proprio un po' il cuore del personaggio. No, perché è bello anche perché lei non ritrova solo Pinocchio, lei ritrova tanti giochini, tanti pupazzetti, che ho ancora il pupazzetto che mi hai regalato a Venezia, che Giulia lo tiene tra le mani nel film, e anche quando Giulia va sul litorale, raccoglie i secchiello, la paletta, no? Come questa cosa che prima si attacca alle cose e la vive quasi con morbosità, come dire, e poi dopo capisce, no, che le cose le deve lasciare andare, si deve lasciare andare. Infatti vediamo come il secchiello e la paletta poi lo vende a una madre con un bambino. Certo, sì, perché lei prima deve tenere tutto a sé, poi lo lascia andare, e come hai detto tu, proprio a modo suo, in quel caso con la vendita, no? Quindi comunque c'è sempre quella sorta di istinto di sopravvivenza, perché lei vive di poco, e quindi c'è sempre un po' quella sfumatura. Lo dico con tenerezza perché amo questo personaggio, ma ci sono queste sfumature un po' opportunistiche, perché comunque quando sei per strada e devi vivere, devi nutrirti, fai tutto quello che puoi, quindi diciamo lei si ritrova anche un po' a rubare o a vendere dei giochi perché ha proprio bisogno di vivere, di mangiare, di fare la sua strada.
E Giulia è un personaggio proprio particolare, proprio vive proprio in un mondo suo, non è la solita, magari il solito ritratto dei trentenni, magari un po' depressi, che stanno attraversando dei problemi e lo fanno con dramma. Cioè, Giulia è drammatica, ma quell'aurea favolistica che ha attorno la rende, secondo me, leggera, però non superficiale. Come ti sei proprio calata proprio nei panni di Giulia? Proprio, te lo chiedo perché proprio non è un personaggio insomma comune, banale. Sì, diciamo che la Giulia è, come, diciamo, come interprete mi piace sempre andare in profondità, e paradossalmente più vai in profondità nei sentimenti più esce fuori il lato comico, perché alla fine le nostre emozioni drammatiche, se sono esagerate, ci fanno ridere. Questo succede un po' a tutti nella vita, quindi noi abbiamo pensato a questi personaggi, non solo Giulia, anche i suoi amici, come delle persone estreme che sono assolutamente drammatiche perché non hanno appunto nemmeno da mangiare, però hanno questa leggerezza perché poi comunque hanno speranza, vanno avanti, provano a conquistarsi un pezzetto di futuro felice, e questa cosa li rende un po' degli eroi marginati che sono anche un po' buffi e teneri. È vero. E, alla fine della prima scena a Giulia viene chiesto: la sera quando chiudi gli occhi a cosa sogni? Ecco, io a te Rosa voglio chiedere cosa sogni e cosa, o a cosa pensi, qual è un pensiero ricorrente quando ti metti a letto? Mio personale? Sì. Ok. No, diciamo che io di solito quando mi metto a letto, una cosa che faccio, che è molto l'opposto di Giulia, cerco di capire se sono contenta della mia giornata, molto semplicemente. Questa è una cosa che mi dà un po' la dimensione della vita, della quotidianità. E poi sì, poi magari se sono un po' più sognante, immagino di viaggiare. Immagino che finisca la pandemia, immagino un mondo un po' più semplice, un po' più facile da abitare, ecco. Questi sono i miei pensieri ricorrenti in questi ultimi 2 anni. Beh, è pure normale, vista sia l'attualità che appunto la situazione pandemica che stiamo vivendo. Rosa, vediamo sullo schermo tanti film e tante serie che mostrano la necessità dei giovani, i problemi con cui convivono, come vediamo anche con Giulia. Ecco, credo che se ne parli così tanto perché ci sia proprio un'urgenza che non può essere rimandata. Ecco, secondo te cosa manca ai giovani? Oppure sono gli adulti che non sono più in grado, no, di stare magari al passo con i tempi e quindi essere di supporto ai giovani? Sì, secondo me mancano un po' le opportunità, perché è come se abbiamo vissuto fino a oggi consumando un po', sprecando le risorse, inquinando, quindi ci ritroviamo a pagare un po' il prezzo di quello che è stato fatto. Quindi noi ci ritroviamo, dico noi, ma anche e soprattutto i bambini ancora di più, con una prospettiva di futuro molto incerta. E quindi è per quello che poi c'è sofferenza già dall'adolescenza, ma anche dall'infanzia, perché non ci sono tanti stimoli. E quindi non so, secondo me ci vorrebbe più ascolto per i giovani, più spazio e più fiducia, perché anche insomma per il lavoro ci sono molti giovani pronti ad affrontare anche delle cariche importanti, che però non hanno lo spazio fino ai 50 anni. Ad esempio nella politica c'è pochissimo spazio per i giovani, e non solo nella politica, però per me è un grandissimo esempio, perché se ci fossero più giovani forse si farebbero più gli interessi dei giovani. Beh, voto Rosa. Io voto Rosa. Ah no, io...
Io voto Rosa assolutamente. Ma Rosa, senti, ma secondo te il cinema, che ingloba film appunto e serie, secondo te possono essere di supporto, anche in base alla tua esperienza personale, per elaborare dei problemi che stiamo vivendo in un determinato periodo della nostra vita? Certo, sì, assolutamente. E io ci credo tantissimo, proprio un credo nel cinema, ma nell'arte in generale, perché può essere un grandissimo strumento per guardarsi allo specchio, per capire quali sono i propri problemi o anche le proprie debolezze, ridere un po' di se stessi e andare avanti. Quindi molte volte un libro può essere un ottimo amico, oppure un film in una maniera molto più immediata può essere uno specchio, è una cosa che ti sveglia, ti fa dire: ah, ecco come mi comporto, ecco come sono. O il teatro, anche la pittura, sono sicuramente delle forme d'espressione che meritano più spazio anche loro. Ci vuole un po' un'educazione alla cultura. Il nostro paese ne ha tanto bisogno, perché siamo pieni di bellezza e basterebbe imparare a guardarla e a goderne. C'è tutto lì, perché noi diciamo che siamo, come italiani ci piace molto mangiare ed è fantastico mangiare, la buona cucina è fondamentale, e ci piace stare con gli amici ed è fondamentale stare con gli amici, stare in famiglia, e ci manca un po' quella fame di cultura. Questa sarebbe una bellissima cosa da diffondere. Sono completamente d'accordo. E Giulia arriva il 17 febbraio al cinema con Koch Media. Io, Rosa, ti ringrazio per questa chiacchierata davvero, e in bocca al lupo per l'uscita di Giulia. Grazie, viva il lupo, grazie mille. Ciao. Ciao. Guarda come è mosso il mare, oh, aspetta, oh.